Grazie, non so se mi sentite, spero mi sentiate. Proverò a restare nei 2 minuti e mezzo, anche se ne abbiamo perso 1 e mezzo per non dire nulla. Purtroppo questa è una modalità, quella dello streaming, che evidentemente non si cuce addosso alle nostre abitudini. Detto questo, brevi considerazioni. È vero, l'emergenza non è finita. E dobbiamo fare grande attenzione a non lanciare messaggi diversi. E l'opposizione vuole dare una mano perché in questi mesi noi abbiamo dovuto comunicare tramite i social, inviando missive, scrivendo comunicati, eppure non c'è stato un momento di confronto in cui potessimo mettere al centro le proposte e condividerle. E allora ritengo che qui si debba fare un'inversione di tendenza. Avendo pochi secondi e pochi minuti, la faccio breve. Caro Presidente De Luca, intanto mi permetto di dare un consiglio: basta ordinanze, perché queste sue ordinanze hanno generato grande confusione, al pari di quanto scritto nel DPCM del governo. E il fatto che lei sbagli dove dovrebbe essere più bravo, penso agli orari per i jogging. Penso ai confini per il delivery, è impensabile che con una regione che ha comuni in continuità si confini tutto all'area comunale. Lei ha fatto il sindaco, è stato anche un bravo sindaco. Io dico che su questo dobbiamo mettere un punto. Sui tamponi e gli screening, il tema credo debba essere chiaro a tutti, dobbiamo farne di più. Dobbiamo mettere nelle condizioni i cittadini campani di sapere quali sono i positivi e quali sono i negativi e poter ripartire con grande velocità, con le attività normali, le attività di chi fa impresa, le attività di chi svolge la propria professione, perché il sostegno a queste categorie, nonostante la buona volontà, non è sufficiente. Ieri l'assessore Palmeri ha anche detto che sulla cassa integrazione non ci sono i soldi e quindi anche qui un annuncio che non segue dei fatti. E allora concludo, perché così rientriamo nei 2 minuti e mezzo. Le premialità per i medici, gli infermieri e gli OSS che sono stati previsti devono essere estese anche ai non Covid e la stabilizzazione dei precari diventa una necessità. Per tutto il resto ho già inviato tutte le mie proposte insieme a quelle del centrodestra, per cui ne discuteremo, mi auguro, alla prossima sessione. Grazie.